Omar, presidente del Motoclub Quatrassi, oggi qua per prima manifestazione. Se vogliamo dire qualcosa di questo club che ormai è circa 2 anni che è nato, come si sta sviluppando e quali sono anche le prospettive di sviluppo futuro? Sì, è nato 2 anni fa e praticamente noi oggi faremo la benedizione e oggi anche apre il tesseramento al club. Potete andare dalle nostre segretarie o contattarci sui social per qualsiasi cosa e poi siamo affermati, abbiamo tanto seguito, viene gente da un po' tutto il Piemonte e siamo orgogliosi di questo. Che tipo di attività svolgete? Fate raduni, gite in moto? Allora, noi principalmente facciamo motogiri, adesso questo qui è una benedizione e siamo fermi, se no di solito facciamo motogiri, se no facciamo anche la festa della birra, adesso è ancora in lavorazione, però dovremmo fare una festa della birra verso giugno-luglio. Noi di solito facciamo più motogiri che stiamo fermi sul posto, però è bello anche così, che almeno ci condividiamo, c'è un po' di tutto, oggi c'è Vespe, c'è moto, c'è scooter, c'è qualsiasi cosa, è bello. Quindi chi vuole associarsi a voi può contattarvi attraverso le pagine Facebook? Sì, può contattarci tramite le pagine Facebook, Instagram, sul numero del club, su tutti i social principali, Instagram, Facebook e il numero di telefono che trovano sulla pagina. Andrea, primo road trip, quindi primo appuntamento dell'anno, benedizione delle moto, cosa accadrà oggi? Allora, oggi adesso siamo qua a fare una breve colazione, un ritrovo, appunto le tessere per chi vuole tesserarsi e tutto. Poi alle 11:10 partiremo da qua per andare appunto alla chiesa di Favria a fare la benedizione delle moto. E dopo la benedizione delle moto abbiamo organizzato il pranzo al veliero qua a Busano. Perché si è voluto unire per stare tutti insieme, mangiare tutti insieme, ridere, scherzare tutti insieme. Vai pure. Oltre a una 70 di moto oggi, questo è il primo appuntamento, quale sarà il prossimo? Allora, il prossimo, il 25 maggio, abbiamo organizzato un raduno statico a una piadineria a Torino, si chiama Motopiadina. E raduno statico che mangiamo lì, esponiamo le moto e tutto qua alla sera. Aperto a tutti? Aperto a tutti, custom, sportive, naked, scooter, chi si vuole unire, chi si vuole divertire, chi vuole mangiare in compagnia è ben accetto.